Carissime e carissimi, questa sera un po' di paura nell'approcciarmi a parlare di questo tema. Una paura che è data, penso, dal rispetto, non da altro. Dal rispetto e dalla possibilità poi pratica, quando ci si avvicina soprattutto al cuore delle donne, a dover parlare del cuore delle donne, di non riuscire poi a lasciare intravedere la profondità che esattamente c'è. E qui stiamo parlando del cuore di una donna, di Maria, e che donna, e soprattutto stiamo parlando di un dolore che credo sia tra i più grandi sperimentabili da una creatura umana, una madre che assiste all'uccisione del figlio. Una madre che vede il figlio soffrire è un figlio completamente innocente, non che conti poi agli occhi di una mamma più di tanto, però un figlio innocente, costato tempo, costato energie, costato amore, che viene così sciupata, maltrattata, sfigurata. Vedere il corpo di una persona amata sanguinare sono esperienze terribili, che però questa sera vogliamo contemplare in questo viaggio di Maria sul Calvario. Il Vangelo parla di un altro episodio però, perché in realtà noi sappiamo Maria presente sotto la croce di Gesù, dal Vangelo sempre di Giovanni, in un brano che penso tutti conosciamo a memoria, in cui Gesù stesso ci affida assieme al suo discepolo tutti a Maria come suoi figli: donna, ecco tuo figlio. Però parliamo di un viaggio sul Calvario di cui quello è magari il momento conclusivo, e siccome però un viaggio parte dal primo passo, io questa sera vorrei parlarvi anche del primo passo, perché contemplando questo primo passo noi forse riusciremo a guardare la croce in maniera leggermente diversa. E ci serve guardare la croce in maniera leggermente diversa. Questa croce, questa cosa pazzesca, irragionevole, che non riusciamo a tollerare, non riusciamo ad accogliere, e alla quale comunque ci siamo abituati, stranamente. Perché dico il primo passo? Perché leggendo il testo, magari in una maniera solo guardando le parole, e noi vediamo semplicemente che c'è una festa, c'è un imprevisto, e lo sguardo di Maria coglie questo imprevisto. Allora cerca di porre rimedio. Va da suo figlio Gesù e quasi lo sprona ad intervenire. E poi Gesù acconsente. E avviene questo che è il primo segno di Gesù, quest'acqua che si trasforma in vino. Andiamo un attimo al testo. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. Non c'è una richiesta. Tant'è che Gesù le risponde: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Allora, vedete questo viaggio verso il Calvario. Maria, quando hanno portato Gesù al Tempio, ha ricevuto una profezia: a te una spada trafiggerà l'anima. Ecco questa spada che è pronta. E non è stata la spada di un momento, come una partita di scherma. È stata una spada che è rimasta. Perché Maria e Gesù sapevano le scritture di cosa parlassero, e sapevano che quel momento prima o poi sarebbe arrivato, e si portavano avanti questa consapevolezza. Allora, che cos'è accaduto in questo dialogo? Maria fa notare a Gesù questa situazione, lui intende, mi sta chiedendo di agire. Allora lui dice: non è ancora giunta la mia ora. Questa frase è molto importante, perché Gesù dice: non è questo il momento. Qual è il meccanismo che c'è sotto? Voi sapete perché Gesù
è stato condannato a morte in croce. Perché un gruppo di persone, entrando in contatto con la sua predicazione, ha iniziato a rifiutare il suo messaggio. Quindi il percorso che l'ha portato in croce era appunto quello di iniziare a predicare, a compiere segni, a presentarsi come il Messia atteso. E questo percorso ha avuto un inizio, e questo inizio è stato proprio a questa festa. È lì che Gesù ha iniziato questo percorso. Allora non è ancora giunta la mia ora, dice alla madre. E questa frase, donna, che vuoi da me, sentita anche come che è tra me e te, che forse è rimasta un po' simile, questo è un detto ebraico, un po' per prendere distanza dall'interlocutore, per dire ma che diritti stai accampando, un po' come in napoletano che tenga veré. Cosa c'entro io con questo? Oppure quando si dice, ma io e quello, quando mai abbiamo mangiato insieme? È una presa di distanza. Maria non risponde a questa domanda, ma dice, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Ecco, questo è il testo come noi lo leggiamo adesso, ma c'è un sottotesto molto potente, che è questo. Quando Maria dice non hanno vino, sta comunicando al figlio che ha notato qualcosa. Ha notato qualcosa che non la lascia più in pace, serena. Se prima riusciva a guardare l'umanità e comunque attendere un altro giorno, adesso Maria guarda questa umanità e dice figlio mio, è il momento, perché questi hanno bisogno. E Gesù capisce che hanno bisogno. Ma prende una sorta di distanza da Maria, quasi inspiegabile alla madre una frase del genere. Donna, ma che stai insinuando? Tu lo sai, tu che sei mia madre, che se io faccio quello che ora mi stai chiedendo, dai il fischio d'inizio a quello che sarà il processo che mi porterà a morire in questa maniera dolorosa. Io non so questo sguardo, perché non se lo sono detti a parole, ma voi immaginate quello sguardo tra Maria e Gesù, quando Gesù ha dovuto dire mamma, ma tu vuoi che io cominci questa cosa? È lei che continua e dice semplicemente fate come vi dice. Un momento, credo, da brividi, ecco perché la mia paura nel non riuscire a comunicarlo. E perché mai il processo che ha condotto Gesù alla morte è dovuto iniziare dalla parola della madre? Pensate un po', potrebbe essere addirittura crudele una roba del genere, come la madre che ha dovuto incitare il figlio a dare il via a qualcosa che l'avrebbe ucciso. Io con una frase molto molto ardita, che vi prego di prendere con le pinze, vorrei dire che in questa pagina Maria è come se avesse messo lei il primo chiodo sulla croce di Gesù. E perché? Perché forse in quel momento lei è diventata la prima consapevole del fatto che la croce è un dono d'amore del Padre al Figlio e all'umanità. La croce non è una distrazione del Padre, non è un abbandono di Cristo in balia di un'umanità feroce e peccatrice, no. Allora questo chiodo spirituale è il chiodo che dice la croce è un gesto d'amore. È l'unica che poteva con amore dare la forza al figlio anche di comprendere questa via dell'amore. Era proprio Maria, era proprio la madre. Ma comprendere la croce come dono di amore richiede una fede incredibile. Una fede incredibile. Noi abbiamo visto Gesù nell'orto degli ulivi sudare il sangue per la paura, supplicare il Padre
passi da me se può questo calice, ma sia fatto quello che tu vuoi, sia fatto quello che tu vuoi. Allora questo gesto di Maria, che in questo momento riconosce la bontà del progetto di Dio, io sono sicuro, dal punto di vista spirituale, sia stato un momento che Gesù ha portato nel cuore come un momento indelebile, in cui la madre ha iniziato a accompagnarlo anche in questo cammino così difficile. Ma la croce, come dono d'amore, veramente rimane qualcosa che ci fa impazzire, qualcosa che ci fa impazzire. C'è questa bellissima lettera scritta da Padre Pio a Padre Agostino nel 1913, in cui lui rivela che Gesù gli ha parlato così: non temere, io ti farò soffrire, ma te ne darò anche la forza. Desidero che l'anima tua con un quotidiano ed occulto martirio sia purificata e provocata. Non ti spaventare se io permetto al demonio di tormentarti, al mondo di disgustarti, alle persone a te più care di affliggerti, perché niente prevarrà contro coloro che gemono sotto la croce per amor mio e che io mi sono adoperato per proteggerli. E ora il pezzo molto famoso che dà anche il senso a tutto. Quante volte mi ha detto Gesù poc'anzi: mi avresti abbandonato, figlio mio, se non ti avessi crocifisso. Sotto la croce si impara ad amare, e io non la dono a tutti, ma solo alle anime che mi sono più care. Allora questo ci serva per porci dinanzi alla croce. Pensiamo a Maria, che alle nozze di Cana ha capito l'esigenza dell'umanità di un intervento ed è stata disposta a dire: figlio mio, iniziamo, perché è necessario. Ed è stata la prima ad avere fiducia che la sofferenza è un dono d'amore. Per comprendere questo, fratelli e sorelle, solo la fede ci può illuminare, nient'altro. Allora questa sera, in questa Quaresima, avendo il privilegio di poter contemplare Gesù nel sacramento, affidiamoci in Maria in maniera speciale. Affidiamoci a colei che si è messa in gioco completamente. Si è messa in gioco completamente. E quando le persone a noi vicine sono toccate da una sofferenza, noi possiamo portare questa testimonianza. Ovviamente quando le amiamo al punto tale da soffrire tanto quanto soffrono loro. Portare questa luce, questa speranza, questo messaggio di dire: niente è sprecato. E se passiamo questo, capiremo. Se passiamo questo, qualcuno ne coglie i frutti. Non c'è sangue voluto da Dio per nulla. Non c'è un massacro di Dio voluto così. C'è solamente un tesoro da riuscire a guardare dalla giusta prospettiva. Allora vogliamo fare questo salto di qualità questa sera, difficilissimo, difficilissimo. Ma preghiamo così: Signore, per intercessione di tua madre, donami la luce di capire, di sopportare, di credere che la croce è un grande dono d'amore, perché tu non la doni a tutti, ma solo alle anime che ti sono più care.